One Podcast. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini non ha bisogno di prendere taxi. Io questo lo dico perché se come tutti gli altri cittadini provasse a mettersi in fila ad aspettarne uno, si renderebbe velocemente conto che semplicemente i taxi non ci sono. Cioè è proprio una questione di numeri, non ci sono abbastanza taxi nelle città italiane. E siamo ancora in primavera, la stagione turistica non si è ancora aperta, ma già adesso si fa fatica a trovare una macchina. La prova arriva dal numero di chiamate inevase, cioè quelle dei cittadini che telefonano per avere un taxi ma non lo trovano. A Milano siamo a circa il 40% del totale, 500.000 chiamate al mese. A Roma la percentuale sale al 44%, 1.300.000 chiamate inevase. Ora, citavo Salvini perché qualche giorno fa è successo un fatto. Gli NCC, ovvero i servizi che fanno concorrenza ai taxi e che in parte ne compensano anche le mancanze, hanno protestato contro la bozza del decreto di Salvini che dovrebbe riordinare il settore. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Il 10 agosto del 2023 era arrivato il cosiddetto decreto Salvini-Urso, uno strumento, quello del decreto che lo sappiamo ha un carattere emergenziale, infatti doveva in quei mesi provvedere a tamponare le mancanze appunto dei taxi, in attesa poi ovviamente di una soluzione più ampia. La norma offre a 65 comuni, capoluoghi di regione, città metropolitane e sedi di aeroporto, un iter amministrativo burocratico alternativo, più veloce, per rilasciare appunto nuove licenze, perché questo è il nodo, ci sono poche licenze. A patto che queste però vengano vendute, quindi non assegnate, a titolo gratuito, con un incremento massimo del numero di licenze che si deve attestare al 20%, cioè tu comune puoi distribuirne, aumentando il numero di licenze, soltanto per il 20% in più. Gli incassi poi devono essere ripartiti tra tutti i tassisti come forma di compensazione. Già qui si capisce il favore nei confronti dei tassisti, perché io Stato devo compensare gli operatori a causa di una concorrenza che però è fondamentale per il bene del cittadino. Mi chiedo a quale categoria viene garantito un trattamento simile. Milano coglie la palla al balzo, mette in vendita 450 nuove licenze al costo di 96.500 euro l'una. I tassisti milanesi rispondono no, non va bene, facendo ricorso al TAR. Infatti vorrebbero che le nuove licenze venissero vendute a un presunto valore di mercato di 160.000 euro l'una, in modo anche da scoraggiare la partecipazione degli aspiranti tassisti. Ecco, il punto però è che in Italia non è neppure semplice ovviare il problema scegliendo un altro servizio, quello offerto dai cosiddetti NCC, i quali, denunciano, il ministro Salvini, con un decreto ad hoc, sta mettendo a rischio il servizio. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Edoardo Buffoni, direttore delle news di Radio Capital. Questa è la risposta che mi ha mandato. Lo scontro tra le due categorie si è riacceso perché il Ministero dei Trasporti sta per varare tre diversi decreti con nuove regole che limitano fortemente l'utilizzo dei servizi di noleggio con conducente e anche le app come Uber, fino a spingere i rappresentanti degli NCC a dire che questi decreti, se approvati così, ucciderebbero il settore. Vediamoli. Nelle intenzioni del Ministero c'è l'introduzione del foglio di servizio elettronico. Ogni autista di NCC dovrà compilarlo, specificando il tragitto che il passeggero vuole fare e gli orari specifici in cui intende spostarsi. Questa novità impedirebbe l'utilizzo di app come Uber, con cui il cliente può prenotare un tragitto in tempo reale. Come fa un autista a sapere prima, all'inizio della giornata, che tragitti farà? Secondo punto critico, tra un servizio, una corsa e l'altra, dovranno passare 60 minuti. Per un'ora intera, l'autista non può fare salire a bordo altri clienti. Negli altri paesi questa pausa è di 5 minuti. Ma c'è di più. Alla fine di ogni corsa, l'autista deve rientrare in rimessa e da lì ripartire per un nuovo servizio. Non può attendere in strada. Una misura per di più antiecologica, con chilometri percorsi inutilmente. Ovvio che a queste condizioni il lavoro degli NCC si fa impossibile. Infine, terzo punto caldo, il divieto di intermediazione. Se passa il decreto, agenzie di viaggi, hotel, cooperative e app non potranno chiamare alle corse per i clienti. Insomma, la fine di Uber. E se un autista infrange una di queste norme, ad esempio fra un tragitto diverso con un orario differente
differente da quanto inserito nel registro, scatterebbe lo stop della licenza per ben 2 mesi. Le associazioni degli NCC si appellano contro questi decreti anche a una sentenza della Corte Costituzionale che recita: non si può vietare l'erogazione di servizi innovativi. Farlo sarebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese. Insomma, la Consulta apre a Uber contro la difesa ad oltranza dei tassisti. Perché qui sta il punto. La limitazione degli NCC andrebbe a tutto vantaggio dei loro concorrenti, i classici tassisti. Ma, aggiungiamo noi, a svantaggio dei clienti. I numeri parlano chiaro. Le chiamate in evasa ai servizi taxi sono 1,3 milioni al mese a Roma, 500.000 al mese a Milano. Le code di turisti le vediamo tutti, sono chilometriche, i tempi di attesa intollerabili e un danno per il turismo e l'economia. Ovunque nel mondo i taxi sono molti di più e anche gli NCC. Insomma, il lavoro ci sarebbe per tutti. Anzi, come già si sta sperimentando in alcune città, Uber e taxi possono stare nella stessa app, con soddisfazione di entrambi. Secondo il numero uno di Uber, il mercato del trasporto su automobile può diventare un settore da 6 miliardi di euro in Italia, 4 volte le dimensioni attuali. Eppure, per la difesa di una categoria già super protetta, con le licenze, quella dei tassisti, si fa un danno a tutta la collettività. Grazie al direttore Buffoni. Il punto è proprio questo: per fare un favore ad una singola categoria si crea un danno che ricade su tutta quanta la collettività. I tassisti lo sanno perfettamente, sono perfettamente consci del fatto che il loro servizio non soddisfa pienamente il pubblico, ma sanno anche di avere il potere di bloccare le città. Ed è esattamente questo uno dei motivi per cui fino ad oggi ci hanno provato in tanti, ma alla fine a liberalizzare questo mercato non c'è riuscito ancora nessuno. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.